Un quarto di secolo di vita per la colletta alimentare, partita nel lontano 1996 davanti a migliaia di supermercati in tutta Italia. Una raccolta di cibo per aiutare chi ha bisogno, un numero purtroppo crescente di persone, aumentato anche con lo scoppio della pandemia. Durante la pandemia queste sono aumentate tantissimo, dalle 154.000 persone che aiutavamo prima di questo evento, oggi siamo a 288.000 e ne abbiamo ancora tantissime in lista d'attesa. 8.000 tonnellate recuperate finora, speriamo che diventeranno 9.000 per fine anno grazie a questo evento. Facciamo quello che possiamo e nella consapevolezza che ovviamente non è tutto e che servirebbe sempre di più, però è una goccia che speriamo che possa servire a tanti. L'iniziativa non si ferma a questo sabato. Da domenica 28 fino al 5 dicembre sarà possibile presso i supermercati aderenti proseguire la colletta con l'acquisto alla cassa e online della card da 2,5 e 10 euro che verrà poi trasformata in cibo, oppure con la spesa online. All'iniziativa presente anche l'arcivescovo metropolita di Salerno Monsignor Bellandi, un gesto che arricchisce sia chi lo compie sia chi riceve la donazione, un gesto che assume un significato ancora più profondo in vista del Natale. Sì, sarebbe auspicabile che non ci fosse bisogno del Covid per ricordare queste cose, certamente la condizione che viviamo forse può essere un'occasione per riandare alle motivazioni più profonde e vere di questa festa. Un gesto di rispetto verso il prossimo, anche quello della vaccinazione, dice a margine dell'iniziativa sempre Monsignor Andrea Bellandi. O tutti fanno la loro parte, tutti anche accettano di limitare un po' qualcosa della loro libertà, o altrimenti si assisterà ancora al dramma di morti e anche di una vita economica che non riprende. Quindi anch'io sono affinché la vaccinazione sia lo strumento, diciamo, che universalmente viene perseguito per questo scopo.